Purtroppo siamo di nuovo qui a documentare lo stato disastroso del capolinea della città di Penne, forse uno dei capolinea più importanti dell'entroterra dell'area vestina. 4 mesi fa abbiamo evidenziato le criticità igienico-sanitarie e di sicurezza e a distanza di 4 mesi è rimasto esattamente com'era. Servizi igienici inesistenti, più altri 2 servizi del comune di Penne pubblici chiusi. Quindi praticamente questo è lo specchio dell'amministrazione comunale odierna di Penne. Nient'altro da dire.